Settimo video dedicato alla storia della Guerra Fredda. Nel video precedente abbiamo visto come fra il 1954 e il 1955 Khrushchev assume pienamente le redini del potere in Unione Sovietica, avviando una svolta radicale rispetto alla stagione di Stalin, la cosiddetta destalinizzazione. Destalinizzazione che però non vuol dire rinunciare, come abbiamo già visto, a uno stretto controllo sulle democrazie popolari. L'altra grande linea politica attuata da Khrushchev accanto a quella della destalinizzazione è la sfida della cosiddetta coesistenza pacifica. Andiamo a capire cosa significa. Coesistenza pacifica è l'idea che Stati Uniti e Unione Sovietica debbano coesistere a livello globale. Con questa linea politica Khrushchev vuole superare l'impostazione precedente, quella data da Stalin, la cosiddetta tesi dei campi opposti, un'impostazione secondo cui lo scontro fra le due superpotenze era da ritenersi inevitabile. Adesso invece con Khrushchev si prospetta l'idea della coesistenza appunto fra le due superpotenze. Ma coesistenza non vuol dire rinunciare a una sfida al mondo capitalista. Per questo, oltre che di coesistenza pacifica, si parla anche di competizione pacifica. Coesistenza infatti vuol dire rinunciare alla prospettiva di uno scontro militare aperto, abbiamo detto. Ma non vuol dire rinunciare all'idea di dimostrare la propria superiorità rispetto al modello contrapposto. L'idea di Khrushchev, infatti, è quello di spostare lo scontro dal piano militare a quello di una competizione a vasto raggio su tutti gli altri settori della vita civile. Quindi competizione pacifica vuol dire rivaleggiare sul piano della crescita economica, sociale, anche sportiva. Insomma, tutti i settori in cui è possibile avviare un confronto con gli Stati Uniti. Ogni settore della vita pubblica deve diventare infatti un mezzo per dimostrare la propria superiorità. Ad esempio, in questa ottica viene lanciata la cosiddetta corsa allo spazio, una sfida tecnologica nella conquista dello spazio fuori extraterrestre. Questa corsa vede inizialmente i sovietici in vantaggio, sovietici che nel 1957 lanciano in orbita il satellite Sputnik e poi nel 1961 fanno viaggiare il primo uomo nello spazio, Gagarin, ma poi questa corsa alla fine vedrà la vittoria simbolica degli Stati Uniti che nel 1969 riusciranno a sbarcare sulla Luna. Qual è l'obiettivo a più largo raggio della competizione pacifica di Khrushchev? Khrushchev è consapevole che gli equilibri politici in Europa sono ormai intoccabili, ma che è in atto un processo storico, quello della decolonizzazione, che sta facendo affacciare molte nuove realtà nazionali sullo scenario globale. Lo scopo di Khrushchev è quello di mostrare ai paesi di nuova indipendenza la superiorità del modello socialista, attirando così nell'orbita sovietica nuovi alleati. Questa politica della coesistenza pacifica, dunque, sembra inizialmente riscuotere un certo successo, tanto che vediamo avvicinarsi all'Unione Sovietica realtà come l'Egitto o l'India, che ricevono finanziamenti dai sovietici e introducono alcuni principi socialisti nelle proprie economie. In questa corsa al terzo mondo, come la possiamo chiamare, l'Unione Sovietica è anche favorita dalla politica americana, che in questi anni va in direzione decisamente opposta. Mentre infatti l'Unione Sovietica vede nei paesi non allineati, cosiddetti, un'opportunità di espansione, gli Stati Uniti vi leggono il rischio di una perdita di egemonia globale. In questi anni, gli anni della presidenza di Eisenhower, vengono infatti predisposte tutta una serie di operazioni segrete della CIA, volte proprio ad attuare colpi di Stato in paesi in cui si sono insediati regimi democratici che però attuano politiche che sembrano intaccare gli interessi economici americani. Abbiamo così dei primi interventi della CIA in Iran nel 1953 e in Guatemala nel 1954 che apriranno una strada di operazioni segrete e colpi di Stato che sarà seguita molte altre volte nel futuro. Allo stesso tempo però la linea della coesistenza pacifica apre per Khrushchev nuovi problemi, ad esempio un'importante frattura con la Cina. Perché? Il leader cinese Mao Zedong guarda infatti con crescente scetticismo alla politica di Khrushchev perché vi legge la rinuncia allo scontro frontale con gli Stati Uniti e l'accettare la persistenza nel mondo del modello capitalista.
Fra Mao e Khrushchev si genera così una tensione sempre più aperta che arriva a una vera e propria rottura nel 1961. Rottura che però sarà recepita dal mondo occidentale molto in ritardo, ma che di fatto crea una situazione nuova all'interno del mondo comunista, in quanto da questo momento in poi la Cina si andrà a proporre come modello alternativo a quello sovietico. Andiamo però a questo punto a vedere qual è la reazione dell'altro grande interlocutore chiamato al tavolo della coesistenza pacifica, ovvero appunto gli Stati Uniti. Abbiamo visto come gli anni 50 sono caratterizzati dalla presidenza di Eisenhower, poco propensa a accogliere questa sfida della competizione pacifica a livello globale, ma nel 1960 gli Stati Uniti cambiano pagina con il ritorno di un'amministrazione a guida democratica sotto la leadership di John Fitzgerald Kennedy. Poco disposto a perdere terreno di fronte alla rinnovata vitalità sovietica, Kennedy lancia piani di riarmo, di sviluppo tecnologico e di penetrazione del terzo mondo, in particolare nel continente sudamericano. Fra Kennedy e Khrushchev si va così a innescare una dinamica che pone l'accento più sul lato della competizione che della coesistenza, producendo lo sviluppo di una serie di crisi ad alta tensione. Il primo momento di tensione è legato a Berlino. Cosa accade qui? Sin dal dopoguerra, come abbiamo detto varie volte, la Germania rappresenta simbolicamente il cuore della Guerra Fredda. E la sua situazione, di fatti, è alquanto complessa. Tante sono infatti le preoccupazioni sovietiche. Da un lato, infatti, vi sono piani per dotare la Germania Ovest di armamenti nucleari, piani che ovviamente mettono in forte allarme Mosca. Secondo problema è quello della situazione economica, una situazione che vede la Germania Ovest crescere a ritmo accelerato, di fronte invece a una Germania Est che va a un ritmo più rallentato, il che produce tutta la serie di flussi migratori da est a ovest che diventano particolarmente evidenti nel luogo più simbolico di tutti, la città di Berlino. Terzo problema poi è quello della divisione stessa della Germania, una divisione che di fatto non è mai stata ratificata con dei trattati formali dopo la guerra. Quindi una situazione in cui teoricamente l'esistenza della Germania Est, una presenza che rappresenta il perno della presenza comunista in Europa, non è formalmente assicurata. Dati tutti questi problemi, dalla fine degli anni 50, Khrushchev cerca di forzare la mano nei rapporti diplomatici con gli Stati Uniti per cercare di ottenere delle garanzie sul futuro della Germania Est. Khrushchev comincia così a lanciare una serie di ultimatum, ponendo come minaccia la chiusura di Berlino in caso di mancate rassicurazioni da parte occidentale. Questi ultimatum non portano però all'apertura di nessuna trattativa, ma in compenso i flussi migratori dentro Berlino, e ricordiamo la situazione particolare di Berlino, una città dentro al territorio della Germania Est, ma al suo interno divisa in due, diciamo dei flussi migratori che aumentano in maniera crescente, portando ampie fasce di popolazioni dall'est a Berlino Ovest. Per porre un freno a tutto questo, il 13 agosto 1961 comincia a essere costruito il muro di Berlino, un muro che divide la città in due, impedendo così ogni accesso a Berlino Ovest. La costruzione del muro di Berlino, se da un lato pone fine alla tensione crescente fra Stati Uniti e Unione Sovietica, dall'altro però, chiudendo la popolazione di Berlino Ovest dentro un recinto, diventerà il simbolo più famoso della Guerra Fredda. Chiusa la crisi di Berlino, se ne apre una ancora più calda, la crisi di Cuba. Per comprendere però come si svolge la crisi cubana nel 1962, bisogna prima fare un breve passo indietro e tornare agli anni 50. Nel corso di questo decennio, l'isola è governata dalla dittatura di Fulgencio Batista, una dittatura sostenuta dagli Stati Uniti. Questa viene però rovesciata nel 1959 dalla rivoluzione guidata da Fidel Castro, che impone un governo che si dichiara totalmente autonomo dall'influenza statunitense. La rivoluzione di Castro si attira così la simpatia, ovviamente, di Khrushchev e la ferma, invece, ostilità del governo americano. Nell'aprile 1962 gli Stati Uniti tentano di rovesciare il governo di Castro attraverso un colpo di Stato, favorendo lo sbarco di alcuni esuli cubani sulla spiaggia della Baia dei Porci. L'operazione fallisce e ha come conseguenza quella di avvicinare in maniera definitiva Castro all'Unione Sovietica di Khrushchev. Come frutto di questa alleanza,
Khrushchev e Castro concordano con l'installazione di missili sovietici sull'isola cubana. Installazione che dovrebbe avere due conseguenze. La prima, quella di garantire la difesa dell'isola. La seconda, la possibilità dell'Unione Sovietica di poter minacciare da vicino il territorio statunitense. L'installazione però viene scoperta dagli Stati Uniti nell'ottobre 1962 e da questo momento si entra pienamente nella cosiddetta crisi dei 13 giorni, una crisi nel corso della quale le navi sovietiche e quelle statunitensi si fronteggiano al largo di Cuba, rischiando di trascinare il mondo in un conflitto aperto. La crisi viene infine risolta con un accordo fra Kennedy e Khrushchev. I sovietici si impegnano a smantellare le proprie basi sull'isola, in cambio, da un lato, della promessa da parte statunitense di non tentare nuovi colpi di Stato a Cuba, dall'altro lato, con l'impegno statunitense di disinstallare a loro volta dei missili installati sul territorio turco e rivolti contro il territorio sovietico. Per Khrushchev però l'esito di questa crisi è fallimentare. La prova di forza si risolve infatti con un insuccesso di fronte all'opinione pubblica mondiale, anche considerando che la parte di accordo sullo smantellamento dei missili turchi non viene resa nota. La crisi dei missili di Cuba, allo stesso tempo, però, apre la strada della cosiddetta distensione. La tensione provocata dalla crisi missilistica apre infatti nuovi scenari. Se fino a questo momento da parte delle due potenze si è sviluppata una corsa agli armamenti nucleari per farsi trovare pronti in caso di guerra, producendo con questa corsa a sua volta una tensione sempre meno gestibile, dopo i fatti di Cuba si comincia a fare strada l'idea che proprio la presenza di armamenti nucleari per entrambe le superpotenze possa rappresentare un elemento di stabilizzazione. L'idea che si comincia a diffondere è che una parità strategica sul piano del nucleare possa garantire entrambe le parti da un attacco dell'altra e quindi un equilibrio concordato possa anche poi produrre un freno nella corsa agli armamenti. La strada per arrivare a questa soluzione sarà lunga da percorrere, ma un primo momento di apertura è raggiunto nel 1963 con la firma di un trattato per bandire gli esperimenti atomici nell'atmosfera. Si comincia così a parlare di distensione nei rapporti fra Unione Sovietica e Stati Uniti, ovvero di reciproco riconoscimento e di avvio di accordi per una gestione condivisa dell'equilibrio mondiale. Per arrivare a una piena distensione si sarebbero dovuti però attendere gli anni 70. Nel frattempo sarebbero anche cambiati i protagonisti della Guerra Fredda. Nel 1963 Kennedy viene infatti ucciso in un attentato a Dallas e a succedergli è il suo vice Lyndon Johnson, che poi rimarrà presidente fino al 1968. Dall'altra parte, invece, nel 1964 Khrushchev subisce un colpo di mano con cui viene estromesso dal potere. A succedergli è Leonida Brezhnev, rappresentante di quella classe dirigente del partito che rimproverava Khrushchev di aver intrapreso azioni troppo avventate, come l'installazione dei missili a Cuba, ad esempio, indebolendo in sostanza la posizione sovietica.